che conosce attraverso la sua opera, la sua scoperta, il codice massonico di sé. Allora, dopo questa scoperta lei mi parlerà, io sono rimasta entusiasta, ho dedicato infatti una recensione del numero di Roma di dicembre e come tutte le cose che non sono preconfezionate o programmate nello stesso numero che vedete qui a disposizione. Un'intervista per un'altra direttrice di biblioteca, che abbiamo l'onore di avere presente questa sera con Lucia Marchi, e di cui domani prenderemo un libro. Mi sono ritrovata queste due coincidenze, allora, due bibliotecari, due cucine, due personaggi che portano avanti non solo diciamo, un servizio per una popolazione, cioè un servizio del libro, della cultura, della cultura, della conoscenza, ma anche due autrici. Dopo questa piccola premessa io passo la parola a Lucia Micelli perché ci dica con le sue parole quella che è stata una scoperta che io ritengo fondamentale per tutta la cultura. Buonasera a tutti, benvenuti alla Biblioteca Antoniana, ringrazio tutti coloro che questa sera hanno voluto dedicare un po' di tempo a questa occasione, un'occasione nella quale la biblioteca si inserisce in qualche modo per raccontarsi. Già ieri sera è partito il discorso relativo alle attività dell'associazione DILA, da Ischia per l'Arte, di Bruno Mancini, ecco, che saluto e che è un po', diciamo, l'anima di questi appuntamenti. Ecco, la Biblioteca Antoniana chiude così il maggio dei libri, affidando appunto a Bru, alla regia di Bruno e con l'aiuto di Maria Piacciati e di tutto il gruppo DILA, la conclusione appunto di una serie di manifestazioni che hanno visto impegnata la biblioteca per tutto il mese di maggio. Chiaramente un saluto particolare a Lucia Marchi che è qui in biblioteca con noi, è un grande onore, parliamo della direttrice della Biblioteca Casalatense di Roma. Diciamo, mi posso permettere, Lucia, noi ci siamo conosciute meno di un mese fa e le ho accennato a ciò che stava succedendo qui. Ecco, questa sera in qualche modo rappresento la Biblioteca Antoniana attraverso uno dei suoi manoscritti più importanti, del quale siamo venuti a conoscenza, o meglio, la cui conoscenza risale ad un anno fa. Il documento è stato pubblicato nel marzo dello scorso anno, del 2018, uno studio che parte dal 2007, anno nel quale io ho individuato all'interno della Biblioteca Antoniana la presenza di un codice composito, un documento che apparentemente conteneva il De rerum natura di Lucrezio attraverso il volgarizzamento di Alessandro Marchetti. Un documento manoscritto il cui pregio è già indubitabile. Il fondatore della Biblioteca Antoniana, a cui è dedicata la sala nella quale ci troviamo, Monsignor Onofrio Buonocore, aveva già anteposto a quel manoscritto una nota illustrativa nella quale in qualche modo anticipava, o meglio, gettava luce sul manoscritto di Lucrezio, omettendo tuttavia la presenza di 25 carte all'interno delle quali erano presenti una serie di informazioni successive all'anno in cui è stato composto il manoscritto. O meglio, il manoscritto di Lucrezio risale al 1669 e consta di 387 pagine. Al documento seguono 25 pagine, scusatemi, risalenti al 1751. Ecco, un documento poster che presenta anche nella carta, c'è stato uno studio della filigrana, uno studio degli inchiostri che mi ha permesso di concretamente stabilirne l'autenticità. Ecco, di che cosa parliamo? Il documento è stato pubblicato in un volume che ha un titolo emblematico, Il codice massonico di Ischia.
un abuso, diciamo, perché per codice, insomma, questa parolina è un po' usata in questo caso, ma in verità si serviva a decodificare questo documento. Ecco, dal 2007 ho dedicato il mio tempo a questo studio. Di cosa parliamo? Dopo il manoscritto del De Rerum Natura di Lucrezio, a quel documento segue un quadro di Loggia, l'unica evidenza grafica di tutto il manoscritto. A questo un rituale del primo grado per le iniziazioni al grado di apprendista, un regolamento, un catechismo e un ristretto storico della vicenda relativa alla prima loggia speculativa napoletana. Il documento contiene anche una lettera che Raimondo De Sandro, piuttosto nota devo dire, scrisse a Benedetto XIV, pubblicata dall'Origlia e già ampiamente nota, tuttavia la quale segue la risposta del nunzio apostolico per conto di sua santità. Ecco, quella solo accennata dall'Origlia, appunto da questo storico che ci ha trasmesso, diciamo, il documento. Ecco, un documento particolarmente significativo. Selezionerò una parte dell'introduzione della professoressa Elvira Chiosi, che appunto mi ha fatto l'onore di poter scrivere la prefazione al mio libro, è un modo per introdurvi a ciò che io ho incontrato attraverso questo mio studio e a ciò che è successo, perché io l'ho pubblicato nel 2018, ma in verità rappresenta un tributo, in qualche modo, più che un tributo, il significativo segno dell'isola d'Ischia rispetto ai 300 anni dalla nascita della massoneria moderna nel 1717. A 300 anni dalla nascita della massoneria moderna, il ritrovamento di un manoscritto custodito nella Biblioteca Comunale Antoniana dell'isola d'Ischia non solo getta nuova luce sugli anni ancora incerti dell'apertura delle prime logge massoniche a Napoli e nel suo ampio territorio, ma offre la straordinaria possibilità di ricostruire percorsi e snodi della vivace vita culturale partenopea tra fine 600 e prima metà del 700. Un'attenta analisi codicologica chiarisce che il volume, unito in una legatura novecentesca, si compone di due parti distinte. La prima, risalente al 1669, contiene l'organizzamento del De Rerum Natura di Lucrezio, realizzato dal toscano Alessandro Marchetti, e di cui per quasi 50 anni fu proibita la pubblicazione. La seconda raccoglie una serie di documenti sulla fase iniziale della diffusione della Fratellanza. All'illustrazione del quadro di loggia utilizzato dai fratelli seguono il regolamento di una loggia massonica, il rituale di iniziazione e una breve storia delle prime officine napoletane. Qui scaturiscono una serie di domande sull'arrivo di queste carte all'Antoniana, sul loro occultamento e conservazione, a cui vengono date precise risposte e quando non è possibile si avanzano ipotesi e si aprono numerose piste di ricerca che inseriscono Ischia in un circuito di fitte e durature connessioni culturali europee. Il racconto procede come un'inchiesta investigativa, individuando i personaggi che si sono succeduti nel tempo e che attraverso legami familiari o solidali hanno assicurato la trasmissione di queste preziose testimonianze. Ecco, questo è solo l'incipit, diciamo, della prefazione di Elvira Chiosi. Per correttezza mi sembra opportuno leggervi l'incipit della postfazione di Ruggero Ferrara di Castiglione, che in qualche modo, per una giovane ricercatrice di questioni relative alla massoneria, in qualche modo ha messo la sua firma, no? Ha letto il mio libro. Io ricordo ancora la prima volta che l'ho contattato, lui è il massimo esperto di storia della massoneria del Regno di Napoli, e io l'ho contattato perché il mio manoscritto metteva in discussione delle cose che lui aveva indicato come delle informazioni, diciamo, rispetto alle quali chiaramente non c'erano dubbi. Ecco, io mettevo in discussione qualcosa, ma non io, lo metteva in discussione questo manoscritto. In effetti la storia della massoneria nel Regno di Napoli vede, rispetto alla prima esperienza speculativa, almeno nella tradizione storiografica, due gran maestri, un acquavitaro piemontese, un anonimo acquavitaro piemontese e un venditore di sete lionese di nome Louis Larnage. Il documento di Ischia riconosce, questa informazione deriva da una fonte postuma di 40 anni ai fatti descritti,
probabilmente o forse c'era una volontà occultante, non lo possiamo sapere. Tuttavia il documento di Ischia è una dichiarazione anonima di un anonimo acqualitaro detenuto per cose relative appunto alla propria appartenenza alla loggia napoletana. Ecco, il 2 luglio del 1751 Carlo VII di Borbone, diciamo, con un proprio decreto vietava la riunione di queste logge, ragione per cui in effetti il provvedimento investì il primo gran maestro. Il documento di Ischia è una dichiarazione dell'unica persona che in qualche modo ha pagato le conseguenze di quell'editto, e dopo un'attenta analisi risulta che la figura anonima di cui parliamo è l'unica Arnage. Quindi il documento unisce, crea le condizioni, fornisce i dati, diciamo, che mi sono stati utili per sciogliere l'anonimato. Chi è l'anonimo acqualitaro? È un'unica persona, è Louis Larnage, un venditore di sete lionese che percutava caffè e in qualche modo aveva a Napoli la prima bottega, probabilmente uno dei primi caffè. In un documento del 12 luglio del 1751, studiato diciamo nel carteggio dell'Annunziatura Apostolica, c'è riferimento all'arresto del titolare di una bottega di acquavite. Sappiamo anche da Goldoni, che in qualche modo omaggio una persona che è in sala, che viene da quelle parti, sappiamo anche da Goldoni che le prime locande, o meglio i primi caffè, c'è un passaggio proprio straordinario in cui dice, ecco, dall'acquavite si è passati al caffè. Ecco, probabilmente la prima bottega nella quale si è riunita la prima loggia napoletana di tipo speculativo è proprio uno dei primi caffè. E è interessante perché il documento di Ischia ci racconta come nasce quell'esperienza. Un documento al quale fa riferimento anche in una lettera un militare, in una lettera rivolta a Raimondo De Sangro, lo scudì, che fa riferimento proprio alle carte di Louis Larnage sequestrate in occasione del suo arresto. È interessante, è uno studio veramente, mi dispiace, sono entrata nel dettaglio storico dei fatti, probabilmente non so se ci siamo anche persi, però volevo in qualche modo raccontarvi il lavoro che c'è dietro. Il documento necessitava di essere, doveva essere contestualizzato, doveva essere sciolto l'anonimato, dovevamo capire quali erano gli elementi di novità. Parlo al plurale, ma io in verità lo posso dire con orgoglio, l'ho fatto da me. Perché bisognava mantenere, chiaramente quando fai una scoperta devi tenerla per te, devi lavorarci. Ecco, c'è stato un momento nel quale mi sono confrontata con il professor Ruggero Ferrara di Castiglione e lui in effetti ha capito l'importanza di questo documento e così ha gettato luce attraverso la postfazione al mio libro diciamo, su queste carte. Ecco, mi piaceva leggervi qualcosa per rendere anche omaggio a chi ha voluto dedicare la propria attenzione a me. Con il ritrovamento del cosiddetto codice dell'acquavitaro, risalente alla metà del secolo XVIII, viene a completarsi un quadro già sufficientemente delineato dalla storiografia ufficiale. Numerosi tasselli trovano così la propria giusta collocazione, illuminando personaggi ed avvenimenti della prima loggia speculativa napoletana. In chiave teatrale l'attore principale è un francese, Louis Larnage, e il luogo della scena, la sua locanda. È noto che le adunanze delle prime logge cosiddette moderne si svolgevano in Inghilterra e altrove presso accoglienti taverne, a Napoli viceversa, in una caffetteria. E non poteva essere altrimenti. In questo ameno ritrovo si incontrava infatti una variegata umanità, tipica di un'importante capitale del tempo, dove predominava in particolare l'elemento militare, mercenari stranieri al servizio dei Borbone, dediti per lo più all'acquavite piuttosto che alle guerre. Il proprietario del locale, originario di Lione, era stato iniziato libero muratore in patria e probabilmente di questa affiliazione non ne faceva mistero. A lui si rivolsero dunque alcuni ufficiali per chiedere di essere ammessi alla nobile società.
L'arnaggio subito si attivò e si procurò il rituale del primo grado, quello necessario per l'iniziazione all'apprendente. Questo impianto cerimoniale, accompagnato dal regolamento, dal catechismo, da un ristretto storico, è stato ampiamente e scrupolosamente descritto dalla Niceli. Dall'attenta lettura della documentazione emerge, senza dubbio, la matrice transalpina dell'iniziativa, probabilmente di qualche loggia di Lione, o forse di Marsiglia, fertili centri atomici, ma viene svelato anche un dettaglio di grande importanza, quello di una compresenza nello stesso periodo di altre logge, probabilmente preesistenti, di origine anglosassone. Una testimonianza che rievoca inevitabilmente alla memoria della loggia Perfetta Unione, la cosiddetta primaria loggia napoletana, spesso ignorata dalla storiografia ufficiale, le cui prime tracce risalgono a soli due decenni prima, 1728, della costituzione dell'Officina Larnage. In effetti, io mi sono limitata alla lettura solo di un passo perché non voglio tediarvi, però ci tenevo a dirvi che il codice è stato scoperto nel 2007. Nel 2017, c'erano le celebrazioni per i 300 anni dalla nascita della massoneria, nel 1717, 300 anni prima. 300 anni prima del 1717 trovava la luce, veniva le stampe, il De Rerum Natura di Lucrezio, veniva stampato, dopo 50 anni manoscritto. 300 anni prima, nel 1417, Poggio Bracciolini recuperava in Germania il documento che ha restituito a noi tutti il De Rerum Natura. È giunto lì perché era segretario personale di un papa. Quel papa era Baldassarre Cossa, ischitano. Ecco, questa secondo me è una storia vincente. Potremmo declinarla in tanti modi, anche sensazionalistici. Potremmo anche divulgarla così come piace oggi, no? Io ho cercato di dare un taglio che potesse giungere a tutti. Il libro è possibile leggerlo attraverso tre livelli. È documentatissimo, naturalmente, come giusto che sia, perché io rappresento la Biblioteca Antoniana e non mi posso permettere di non far emergere la documentazione vera, la capacità, la perizia e l'attenzione che è giusto dedicare ai documenti. Al contempo è necessario però che arrivi a tutti, e così c'è un linguaggio accessibile. C'è poi un livello, che è quel livello per chi riesce ad andare oltre. Il documento di Ischia presenta il primo quadro di loggia italiano. E lì alzo le mani, io ho interpretato il quadro di loggia a mio meglio. E certo è che rimane veramente forse l'aspetto più interessante di questo documento, a mio modo di vedere. Chiaramente c'è anche un altro livello, io ho posto in nota tutte anche le cose forse più banali per chi è all'interno di certi meccanismi. Ecco, ho fatto in modo che così la biblioteca potesse giungere, ecco, a tutti e che potesse in qualche modo raccontarsi anche nel modo giusto. Questa sera sono contenta di poterla condividere in un'iniziativa così particolare, Bruno, perché me lo devi concedere. È un'occasione particolare perché le serate di Dila sono sempre delle serate nelle quali decliniamo l'arte attraverso diverse modalità. Ecco, questo è uno studio, forse ci sono un po' a fatica, no? Però mi piaceva raccontarla alla biblioteca, mi piaceva che in qualche modo passasse il senso di questi luoghi. Noi lavoriamo affinché, e me lo può confermare Lucia, affinché questi luoghi arrivino a tutti, affinché il portone sia sempre spalancato. Quando lavoro con i bambini inizio con una slide col portoncino chiuso e poi ci salutiamo col portoncino aperto. E poi che facciamo? E poi ci arrocchiamo ad un linguaggio e ad una modalità comunicativa criptica. No. Questa è la sfida delle biblioteche oggi, secondo me. Non so, Lucia, se dopo me lo confermi. No, questa è la mia opinione. Cioè, noi dobbiamo arrivare e bisogna arrivare attraverso operazioni culturali che in qualche modo sappiano parlare attraverso tante lingue e tanti linguaggi. Ecco, spero che questo messaggio, insomma, passi questa sera. Ecco, questo era un po' il senso, Maria Pia,
di questa operazione. Non so se condividi il mio pensiero. Condivido, su questo vado anche il lavoro che sto facendo con il Ministero delle Donne, nel quale cerco di far avere anche studi di cattedratici, stranieri, eccetera, 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 che sarebbero saggi da pubblicare a sé stanti e che invece io sono costretta a ridurre i minimi tempi, cioè da 60.000 per tutti devo passare a 5.000, perché altrimenti non diventa un discorso divulgativo, non diventa solamente uno scritto per addetti ai lavori, ma specifico. Chiaramente le due cose vanno in pari passo, non si può togliere il documento originale, lo studio approfondito, ma per l'approccio, voglio dire, e per far entrare il pubblico e diciamo la gente, soprattutto in Italia, è sempre meno lettrice, cioè non abbiamo lettori, quindi dobbiamo incentivare la lettura e stimolare la lettura, quindi devi dare degli input. Io credo che questo lavoro di comunicazione sia un lavoro doveroso per chi si occupa di comunicazione, anche faticoso a volte, perché comunque devi fare dei tagli, delle scelte che a volte non sempre ritieni pertinenti, ma necessarie se vuoi fare questo tipo di operazioni. E quindi io condivido perfettamente, sono grata a tutte le persone che poi aprono le porte, cioè le istituzioni che fanno entrare e che si aprono, voglio dire, alla gente, al popolo. Questa è l'operazione culturale per eccellenza.